È stata accolta con un lungo applauso e una standing ovation di tutto il pubblico presente l'attivista iraniana Rayane Tabrizi durante l'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Milano, svoltosi nella mattinata di venerdì 17 marzo. Rayane Tabrizi vive a Milano dal 2008, dove affianca alla professione di manager un impegno costante nella difesa dei diritti umani alla guida dell'associazione Manà. Dopo l'uccisione di Mahsa Amini a Teheran nel settembre 2022, Rayane è diventata una delle voci più autorevoli della dissidenza iraniana in Italia per i diritti delle donne. Rayane Tabrizi ha ricordato il ruolo fondamentale dell'istruzione per ogni società, diritto umano che nel suo paese d'origine è messo in discussione soprattutto per le donne. In realtà avrei preferito di puntare sulla libertà, perché è un diritto che noi che viviamo fuori in Europa, quindi non un paese come Iran, non lo apprezziamo quanto dobbiamo, perché lo viviamo. È un diritto che diamo per scontato, e invece, come dicevo, in Iran e anche tanti altri paesi si paga cara per averlo. Quindi prima di tutto volevo proprio puntare su apprezzare quello che ce l'abbiamo, e in più anche il diritto di istruzione, perché non è detto che tutti possono studiare quanto vogliono, specialmente le donne. Quindi erano questi due messaggi che proprio volevo trasferire ai ragazzi, agli studenti, per apprezzare quello che ce li hanno, così cioè, c'è anche una più motivazione per studiare meglio e diventare le persone migliori. Il pericolo è dovunque, nessuna nazione può garantire di portare avanti la libertà fino all'eternità, quindi per questo motivo che tutti noi dobbiamo essere proprio sensibili su tutto quello che accade attorno a noi e pensare a quello che sta succedendo in Ucraina, in Yemen, in Afghanistan, in Iran, può anche succedere qui se non siamo allarmati, perché è importante essere allarmati su qualsiasi aspetto, questa è l'unica cosa che si può fare. Ma un'altra cosa che si potrebbe fare c'è, ed è rivolta al ministro degli esteri italiano Antonio Tajani. Di votare sì il giorno 23 a Bruxelles per poter inserire IRGC o i Pastaran nella lista delle organizzazioni terroristiche, e per questo motivo facendo ciò si bloccano qualsiasi rapporto economico e politico con loro. Questa è la richiesta di tutti gli iraniani, tutto il mondo, non solo, anche non iraniani, perché sono un pericolo per tutto il mondo.